Questo è il resoconto della serie di delitti più agghiacciante mai avvenuta in Italia negli ultimi 40 anni. Questa storia è un puzzle di cui abbiamo molti pezzi, forse addirittura troppi. Ma per quanto ci si sforzi, non riusciamo mai a metterli tutti insieme. Questa storia è un puzzle maledetto che, a seconda dei pezzi che decidiamo di unire e del modo in cui li uniamo, mette a fuoco un disegno terrificante e sempre diverso. Un disegno che lascia comunque aperti troppi interrogativi. Quello che segue è il resoconto dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze. Stiamo parlando di una vicenda che ha messo in crisi tutti i modelli criminologici esistenti sui serial killer, al punto che possiamo dire che esistono i delitti tradizionali, i serial killer e il mostro di Firenze. E per capire questa storia è indispensabile vedere e visitare luoghi per capire varie cose. Si capiscono varie cose, si capiscono le vie di fuga, si capiscono le situazioni in maniera tangibile e quindi si respira un'atmosfera che si rientra dentro quelle che sono state le situazioni di quei momenti terribili. Esattamente, anche perché la maggior parte non sono cambiati neanche a distanza di 50 anni. È importante, per chi vuole veramente capire questa storia, vedere questi documentari. Entrare all'interno dove è successo, dove sono avvenuti questi delitti. Agosto 1968, Signa, 20 chilometri circa da Firenze. Sono circa le 2 di notte del 21 agosto 1968, quando il signor De Felice sente suonare alla sua porta. Quando si affaccia al balcone per vedere chi è, la scena è da film dell'orrore. Nel bel mezzo della notte, solo e scalzo, c'è un bambino di 6 anni che gli dice semplicemente: «Aprimi la porta perché ho sonno ed ho il babbo ammalato a letto. Dopo mi accompagni a casa perché c'è la mia mamma e lo zio che sono morti in macchina». De Felice chiama i carabinieri che, seguendo le indicazioni del bambino, arrivano fino alla macchina dove effettivamente si trovano i corpi della madre, del piccolo e del suo amante. Secondo la versione ufficiale, dopo una serata passata al cinema, Barbara Locci, casalinga di 32 anni, e Antonio Lobianco, manovale di 29 anni, si sono appartati in cerca di intimità, a poca distanza dal cimitero di Signa. All'interno dell'auto, assieme ai due amanti, anche il figlio della Locci, Natalino. Siamo sulla scena del crimine, del delitto del 1968, il delitto Lobianco-Locci, e qui è iniziata la storia del mostro di Firenze. Ma è iniziata qui davvero la storia del mostro di Firenze? Sì, così dico. E sai che ci sono le teorie? No, prima del 68 neanche teorie, quindi sicuramente nasce da qui. Ci sono persone che dicono che questo delitto è avulso da tutto il resto perché alcune modalità sono diverse, ma in realtà non è così. Perché ricordiamolo che il corpo maschile non veniva toccato se non con delle pugnalate post mortem per assicurarsene il decesso, insomma, mentre veniva attenzionata la donna, no? Sabato 14 settembre 1974, località Borgo San Lorenzo, 40 chilometri circa da Firenze. Ore 9 di sera circa. Pasquale Gentilcore, 19 anni, impiegato, arriva assieme alla sorella Cristina alla discoteca Teen Club di Borgo San Lorenzo. Prende accordi per ripassare a prenderla intorno alla mezzanotte e si dirige a Pesciola di Vicchio, dove risiedeva la fidanzata Stefania Pettini, di 18 anni.
all'epoca appena assunta come segretaria presso la ditta Magif di Firenze. Pasquale e Stefania si frequentano da ormai 2 anni, anche se non hanno ancora ufficializzato la loro relazione. La ricostruzione degli inquirenti dice che i due prendono la statale per Borgo San Lorenzo per raggiungere un gruppo di amici che si trovavano al Teen Club. Durante il tragitto decidono di appartarsi in una strada sterrata presso il fiume Sieve, luogo noto per essere frequentato da coppiette in cerca di intimità. I due ragazzi sono all'interno dell'auto quando verso mezzanotte qualcuno si avvicina dalla parte del sedile di guida. Lo sconosciuto spara a bruciapelo, fulminando Pasquale con un colpo al cuore ed altri 4 colpi al corpo. Altri 4 colpi raggiungono Stefania in parti non vitali. Poi, secondo la ricostruzione ufficiale, la ragazza viene trascinata fuori dall'auto e spinta a terra nel luogo in cui poi verrà ritrovata, ovvero sotto il tubo di scarico dell'auto, dove la poveretta viene colpita furiosamente da 96 coltellate. 3 di queste ferite sono mortali e sono state inflitte mentre la ragazza era ancora viva e probabilmente cosciente, provocando così per la prima ed unica volta nella serie dei delitti un incontro fisico tra la vittima femminile ancora in vita e il killer durante l'assalto. Le altre 93 coltellate vengono inflitte post mortem e si concentrano soprattutto sulla zona pubica e sul seno. Il mostro inserisce quindi un tralcio di vite nella vagina della vittima prima di abbandonare il corpo. Prima di andare via, l'assassino infierisce con 5 coltellate sul corpo senza vita di Pasquale. Apre la borsetta di Stefania e ne sparge il contenuto per terra, compiendo così quella che diventerà una macabra ritualità nei molti delitti successivi. Paolo, qui siamo a Borgo San Lorenzo. Sì, Fontanelle di Rabatta. 14 settembre 1974. Esatto. 6 anni dopo il primo delitto del mostro di Firenze, qui avviene il secondo. Sì. Pasquale e Stefania. Sì, qui succede che la coppia si era appartata. Ora il territorio è tutto cambiato, qui hanno costruito un magazzino, ma era un campo con dei filari di vite qui sulla sinistra, e praticamente lui aggredisce la coppia dal lato sempre del guidatore. E poi la donna non muore subito, la ragazza, quindi viene uccisa, viene colpita con i colpi di pistola e poi viene uccisa con l'arma bianca. Di fatto però il fatto che sia stata ferita con i colpi di pistola si vede solamente in sede autoptica. Sì, sì, inizialmente non viene capito che erano stati colpiti da arma da fuoco dal medico legale. Non era neanche un medico legale, era un medico condotto diciamo, che venne diciamo a fare così, un'ispezione. Sì, sì. Inizialmente dico non si è capito che io fosse stata colpita anche con dei colpi di pistola, sì. 3 se non ricordo male. E, no, vari colpi di pistola, però lei non morì per i colpi di pistola, ma per una successiva azione con l'arma bianca. Qui vicino c'era una discoteca, quindi lui lascia la sorella, Pasquale Gentilcore lascia la sorella in discoteca e loro si appartano qui, in questo campo. E aveva piovuto, la particolarità è che la mattina dopo, quando vennero ritrovati, i vestiti delle vittime erano trovati in un albero che all'epoca era lì, ora non c'è più, e quindi vengono ritrovati all'esterno dell'auto, ma non sporchi di sangue. Questo è un dato che ha fatto molto discutere, no? Perché comunque il fatto che i vestiti stessero fuori è un po' strano. Ma di fatto la dinamica è già diversa rispetto al primo omicidio del mostro, quella è rimasta è ancorata all'interno proprio dell'abitacolo dell'auto. Sì. Questa invece già c'è. Direi più che dinamica, l'azione omicidiaria è diversa, perché dopo c'è
La ragazza viene portata dietro l'auto, quindi spostata di 2-3 metri, e vengono compiuti dei scempi Le prime sevizie, no? sì, Sul corpo prima ferito e poi del cadavere. Si parla infatti delle 96 coltellate che poi sì. fondamentalmente non sono Non sono coltellate, no? coltellate, Inizialmente. sì, alcune erano coltellate mortali, altre erano delle piccole punzecchiature che disegnavano già quello che poi il mostro ha fatto nei delitti Avrebbe successivi, eseguito cioè successivamente, quindi. nell'arco pubblico e il seno. Quindi questo è un po' un La preludio progressione, sì. a quello che poi succederà nell'81 a Scandicci. I corpi senza vita dei due giovani vengono ritrovati il mattino dopo da un contadino della zona. La borsetta ed il reggiseno della vittima invece vengono ritrovati a circa 250 metri dal luogo del delitto, grazie ad una telefonata anonima. Sul terreno restano i bossoli Winchester serie H calibro 22 Long Rifle, sparati dall'arma dell'assassino. La pistola viene individuata in una beretta compatibile con i modelli 70, 72, 73 e 74. Purtroppo si tratta di alcuni dei modelli di armi da fuoco più diffusi in Italia in quel periodo, così come le munizioni della Winchester serie H. Senti, dal punto di vista investigativo, e poi vorrei tornare su un particolare che sinceramente nella lettura anche del tuo libro mi ha colpito parecchio, dal punto di vista investigativo, come è stato approcciato? Cioè come sono stati scoperti questi cadaveri e Qui come gli inquirenti si sono mossi? Chiaramente ancora non si sapeva niente di mostro, era un delitto chiaramente atroce, ma dopo 6 anni del primo, quindi sicuramente non è stato no, non è collegato, stato collegato. non c'era neanche la cultura del sopralluogo, ancora eravamo Non è veramente primi stato anni collegato anche 70. perché il primo aveva un colpevole dal punto di vista giudiziario, Stefano Mele, e quindi molti se ne erano dimenticati. Avevano quindi archiviato il caso Sì, come risolto. sì. E quindi si venne collegato tantissimi anni dopo, tantissimi anni dopo. L'approccio fu pessimo dal punto di vista comunque dei rilevamenti, perché addirittura fu portata via l'auto, non si accorsero che i giovani avevano subito dei colpi d'arma da fuoco, fu portata via l'auto, e infatti la perizia balistica fu fatta in maniera molto approssimativa, perché fu riportata l'auto sul posto, venne ricollocata, quindi insomma ci sono un approccio con la scena del crimine completamente sbagliato. Alcuni elementi di questo primo duplice omicidio, per molti aspetti diverso dalle successive più meccaniche azioni del mostro, sembrano portare verso l'idea che l'assassino avesse un grande coinvolgimento emotivo nei confronti della vittima, coinvolgimento che sembra non esserci nei delitti successivi. Infine c'è un ultimo interrogativo a tutt'oggi irrisolto. La distanza tra la casa di Stefania e il luogo dell'omicidio è di circa 5 minuti in macchina. Quindi i due ragazzi dovrebbero esservi giunti tra le 9:30 e le 10 di sera, mentre l'omicidio dovrebbe essere avvenuto intorno alle 11:45. L'assassino era già sul luogo del delitto ed ha aspettato nell'oscurità per tutto quel tempo il momento propizio, o è giunto sul posto successivamente, e cioè poco prima dell'attacco? Una cosa di questo fatto, come ti anticipavo prima, mi ha comunque lasciato perplessa, ipotizzando un profilo del killer, è questo tralcio di vite utilizzato per, dico un termine molto forte, durissimo, per stuprare Sì, una profanazione, questa povera dobbiamo. ragazza. Una profanazione di cadavere, se ha cadaveri già appunto reso tale, o ancora con la ragazza morente. Ecco, ci sono state poi tutta una serie di riflessioni dal punto di vista esoterico che poi non hanno trovato riscontro. Quando è che succede questo? In quale anno succede questo e per quale motivo? Molto più avanti, cioè decenni più avanti, quando le indagini già hanno consolidato Pacciani e Vanni, compagni di merende, come esecutori, cosa a cui io non credo assolutamente,
si parlò di piste esoteriche, quindi si parlò del tralcio di vite inserito nella vagina della ragazza come un simbolo di esoterico, mentre molto probabilmente, anzi sicuramente era un fatto puramente meramente pragmatico, perché qui c'erano dei filari di vite, quindi niente di più facile che l'assassino abbia semplicemente preso Da una perversione sessuale, sì. no? E estrema, a utilizzare questa mediazione fra lui stesso e il corpo della ragazza. Sabato 6 giugno 1981, località Mosciano di Scandicci, 15 chilometri a sud di Firenze. È un sabato sera senza luna, l'estate è ormai alle porte e due ragazzi sono appartati in macchina non lontano dalla discoteca Anastasia, in una zona frequentata da coppiette e guardoni. I due ragazzi si chiamano Giovanni Foggi, 30 anni, magazziniere all'Enel, e Carmela Denuccio, assunta da pochi mesi presso la pelletteria Asi di Scandicci. Si frequentano da pochi mesi, ma hanno già in mente di sposarsi. Quella sera hanno cenato a casa assieme ai genitori di Carmela, poi verso le 10 sono usciti, così hanno detto, per prendere un gelato. L'azione del mostro è fulminea e molto probabilmente coglie quasi totalmente di sorpresa i due ragazzi. In un attimo Giovanni viene raggiunto da tre colpi precisi, uno al cuore, uno al polmone e uno alla testa. Carmela invece viene centrata da cinque colpi, di cui uno sicuramente mortale, sparato a bruciapelo al tronco. In tutto l'attacco dura pochi secondi. L'arma è sempre la stessa, Beretta calibro 22. I bossoli Winchester serie H, che la perizia balistica confermerà essere stati sparati dalla stessa arma del delitto del 1974. Mosciano di Scandicci, giugno 1981, il terzo delitto del mostro di Firenze. Sì, qui ci troviamo in via dell'Arrigo, la location è un po' cambiata rispetto a 30 anni fa. Giovanni Foggi e Carmela Dinuccio vennero uccisi qui nella Ritmo color rame. Dove era posizionata esattamente la Ritmo? La Ritmo era qui alle nostre spalle, sotto quest'albero che era già così fulminato da un fulmine, e l'aggressione avvenne lì e poi l'autore trascinò il corpo fino a praticamente lì sotto, nascondendosi e compiendo la sua prima escissione del pubblico. 22 ottobre 1981, località Le Bartoline, 30 km circa a nord di Firenze. È una serata abbastanza fredda. L'estate ha ormai lasciato spazio all'autunno. Stefano Baldi, operaio tessile di 26 anni, e Susanna Cambi, impiegata di 24, sono appartati in macchina in un viottolo isolato, molto buio, sullo sfondo una cascina abbandonata. Sicuramente hanno sentito parlare dell'omicidio di giugno e forse hanno un po' di paura, ma si sa, queste cose capitano sempre agli altri. E quella poi è una zona piuttosto lontana da quell'ultimo omicidio. Hanno cenato a casa di Stefano, in fondo la loro relazione è ufficiale ed hanno in programma di sposarsi a breve. Dopo cena, verso le 22, escono sulla Golf Nera di Baldi, dicendo che sarebbero andati a vedere un film al cinema. I loro cadaveri verranno trovati la mattina dopo. Tipo di escissioni furono fatte? Fu In questo abbastanza caso. uno dei delitti più virulenti questi, no? Sì, diciamo che già a Scandicci l'anno precedente c'era stata l'escissione del pube della ragazza. Qui avviene un particolare ulteriore rispetto a Scandicci, cioè si denota una
piccola pugnalata sul seno sinistro, quindi l'omicida inizia quello che sarà poi il percorso che seguirà nei successivi. Quindi oltre al pube va a toccare anche il seno sinistro della vittima e si comincia a denotare un'evoluzione, se di evoluzione si può parlare. Al delitto di Baccaiano di Montespertoli, giugno 82. Questa è la piazzolina dove era, come vedi, una piccola piazzola dove era parcheggiata la macchina di Paolo Mainardi, che era assieme ad Antonella Migliorini, appartato qui, diciamo, però appartato è un termine un po' eccessivo perché, come vedete, è una strada di grande traffico, quindi passavano varie macchine ed era visibile alle macchine che passavano. 19 giugno 1982, località Baccaiano, 25 km a sud di Firenze. Sono le 23:15 circa quando un amico della coppia vede la 127 del ragazzo parcheggiato in una stretta piazzola non lontano dal centro di Baccaiano. All'interno della macchina ci sono Paolo Mainardi, 24 anni, meccanico, e Antonella Migliorini, 19 anni, cucitrice presso un'azienda tessile. Sono una coppia molto affiatata e gli amici li chiamavano Vinaville, proprio come la famosa colla per sottolineare il fatto che non si staccavano mai. Come tutti i ragazzi della zona, hanno sentito parlare del mostro ed hanno paura. Gli amici delle vittime raccontano che Antonella in particolare ha il terrore di appartarsi in zone isolate e che pretendeva di fermarsi solo in zone trafficate e ben visibili. La piazzola dove si trovavano i due ragazzi ha in effetti queste caratteristiche, dato che si trova a poche centinaia di metri da un centro abitato e su una strada molto trafficata. Purtroppo questo accorgimento non basta a scongiurare il pericolo del mostro. Tra le 23:40 e mezzanotte circa, due amici diretti verso un bar di Baccaiano passano davanti all'auto di Paolo e la vedono dal lato opposto della strada con il muso sollevato e le ruote posteriori incastrate in un fosso. Proseguono verso il paese dove trovano il bar chiuso e, tornando indietro, decidono di fermarsi a dare un'occhiata a quella macchina pensando ad un incidente. Si avvicinano e notano un buco sul parabrezza che sembra prodotto da un proiettile. Vedono il ragazzo rantolare all'interno dell'auto e capiscono. Quello non è un normale incidente. I due ragazzi si precipitano a chiamare i carabinieri mentre la coppia chiama l'autoambulanza. All'arrivo dei paramedici, le operazioni di estrazione dei corpi viene resa difficoltosa dal fatto che la portiera al lato guida è bloccata. Cadendo nel fosso, la lamiera si è deformata quel tanto che basta da renderne impossibile l'apertura senza forzarla. Lo sportello del lato passeggero invece è chiuso a chiave. Il corpo di Paolo viene estratto dall'auto e trasportato d'urgenza all'ospedale dove spirerà poche ore dopo senza aver mai ripreso conoscenza. Settembre 1983, località Giogoli, 10 km circa a sud di Firenze. La scena che si presenta agli occhi di Rolf Reinecke, il primo a scoprire il duplice omicidio, è surreale. Parcheggiato a pochi metri da Villa alla Sfacciata, dove all'epoca risiedeva, si trova un furgoncino Volkswagen di quelli resi famosi dai film On the Road americani. Il mezzo ha targa tedesca e dall'autoradio continuano ad uscire ossessive le note della colonna sonora del film Blade Runner, rimandate all'infinito dall'autoreverse del mangianastri. Sul terreno, bossoli Winchester calibro 22 serie H. Qui siamo a Giogoli. Cosa è accaduto qui esattamente? Questo è uno degli omicidi più anomali dell'intera serie del mostro di Firenze. Sì, perché vengono uccisi due uomini e all'interno di un furgone Volkswagen.
dopo aver sparato, ovviamente non viene compiuto nessun atto di carattere con l'arma bianca, quindi finisce così l'omicidio. Probabilmente l'autore ha scambiato l'uomo per una donna. In prossimità del furgone verranno ritrovate alcune pagine di una rivista pornografica di carattere omosessuale. Le vittime sono due ragazzi tedeschi di 24 anni, entrambi studenti all'Università di Münster, che stavano trascorrendo la loro vacanza in Italia. Horst Meyer e Jens Uwe Rusch. Il mostro ha colpito i due ragazzi mentre stavano a bordo del loro furgone, forse intenti a leggere ascoltando la musica. I colpi sono tutti molto precisi, alcuni sparati dall'esterno del veicolo attraverso la fiancata del furgone. In particolare, la perizia stabilirà che i primi due colpi sono stati sparati ad una distanza di circa 40 centimetri dal vetro sul lato destro. Poi il mostro si sarebbe spostato sulla fiancata sinistra del furgone, dove avrebbe esploso altri tre colpi. A questo punto, entrato all'interno del mezzo, avrebbe esploso altri due colpi. Le analisi fatte sull'angolazione dei fori di entrata dei proiettili, rinvenute sulla carrozzeria, stabiliscono che l'altezza dello sparatore dovrebbe essere di circa 1,80 m, o forse anche di più. Ma anche su questo punto non mancano contestazioni da parte di chi ritiene che l'altezza del killer potrebbe benissimo essere inferiore, visto che molto dipende dalla tecnica di sparo adottata. Dopo questo delitto, l'opinione pubblica, gli investigatori ripiombarono di nuovo nel buio. Si era trattato di un errore del mostro o c'era stata premeditazione nella scelta delle vittime? Sulla base di alcuni indizi e di alcune parziali dichiarazioni di Stefano Mele che li coinvolgevano nell'omicidio della Locci, vengono incarcerati Giovanni Mele, fratello di Stefano, e suo cognato Piero Mucciarini. Sono ancora in carcere quando avviene un altro delitto. Allora, qui siamo a Vicchio, 29 luglio 1984, è il settimo delitto della serie dei delitti del mostro di Firenze. Questo è il caso che ha segnato probabilmente sul piano emotivo di più rispetto agli altri l'omicidio dei due ragazzi, Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Esatto. Questo posto, qui siamo veramente in un posto distante rispetto agli altri, così come il secondo omicidio di Borgo San Lorenzo. Cosa è successo? Questi due ragazzi, lei lavorava al bar, lui studente universitario. Località La Boschetta, loro non dovevano neanche uscire quella sera. La mamma di lei disse: "Ma no, ma esci, insomma, ti svaghi un po' dopo aver lavorato al bar tutto il giorno", e vennero qui e lui aveva una Panda Celestina che era proprio qui, parcheggiata qui. E verso le 21 e tre quarti furono uditi dei colpi da delle persone a distanza, ma la calibro 22 comunque è una pistola che non fa molto rumore, quindi non è stato dato più di tanto risalto a questa cosa. 29 luglio 1984, località Boschetta di Vicchio, 30 km circa da Firenze. Pia Rontini aveva 18 anni e da poco era stata assunta come barista presso un bar non lontano da casa. Quella sera, a causa di un improvviso cambio turno, rientra prima del previsto e riesce a cenare con la madre. Verso le 9 di sera, su suggerimento della madre stessa, esce per andare a raggiungere il fidanzato Claudio Stefanacci, studente di 21 anni. Insieme vanno a fare una passeggiata. Verso le 3 di notte, quando le famiglie dei due giovani sono da ore allarmate per il loro mancato rientro, viene ritrovata l'auto parcheggiata in località Boschetta, a pochi minuti da casa di Claudio.
L'auto, una Fiat Panda, ha il finestrino del lato passeggero in frantumi e i sedili anteriori ribaltati in avanti. Sul sedile posteriore si trova il corpo di Claudio, raggiunto da 3 colpi di arma da fuoco che con ogni probabilità non ne hanno determinato immediatamente la morte. Pia si trova a pochi metri dall'auto, lungo un viottolo laterale. È stata raggiunta da alcuni colpi di pistola molto precisi, quando ancora era all'interno dell'abitacolo e con ogni probabilità ha perso immediatamente conoscenza. Ha subito l'asportazione del pube, così come quella del seno sinistro. Sulla portiera destra dell'auto viene rilevata un'impronta, che si ritiene lasciata dal ginocchio dell'assassino nell'atto di sparare. Jean-Michel Craveichvili e Nadine Muriot facevano campeggio libero con la loro tenda canadese nella campagna toscana. L'omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Secondo altri, la notte tra il 7 e l'8. Stima effettuata in base allo stadio di sviluppo delle larve di mosca sul corpo della ragazza. Allora Paolo, siamo arrivati qui a Scopeti e l'8 settembre del 1985 c'è l'epilogo finale dei delitti del mostro. Una tenda, 2 ragazzi francesi venuti in Italia, presenti già in Italia dal 5 settembre, e poi cosa succede? Il venerdì, ricostruendo attraverso le varie ricevute che lei, la donna, aveva in macchina, venerdì arrivano qui più o meno, e dunque innanzitutto io indicherei: qui c'era la tenda, sì, dietro c'era l'auto, la Golf bianca, e si erano accampati qui, quindi il venerdì alle più o meno di pomeriggio. La data dell'omicidio non è l'8 ma il 7, se non addirittura il venerdì 6, ecco. 7 o 8 settembre 1985, data incerta. Località Scopeti, 20 km circa da Firenze. È notte. I due francesi stanno facendo l'amore all'interno della loro tenda, immersa nell'oscurità di una piazzola a San Casciano, Val di Pesa. Località Scopeti. Secondo una ricostruzione, il killer si sarebbe dapprima avvicinato alla coppia dal lato della tenda, rivolto verso la piazzola, dove avrebbe tagliato il telo esterno della canadese per poi spostarsi sul lato opposto ed aprire il fuoco all'interno. La ragazza, che con ogni probabilità si trovava distesa sopra Jean-Michel, sarebbe morta immediatamente, raggiunta da una serie di colpi letali. Il ragazzo invece, colpito solo di striscio e completamente nudo, sarebbe riuscito a guadagnare l'uscita della tenda e a percorrere alcuni metri nel buio della notte prima di essere raggiunto dal mostro e finito a colpi di coltello. Il corpo verrà ritrovato ad alcuni metri di distanza dall'auto, parzialmente coperto da alcuni coperchi di bidoni che si trovavano nei paraggi. Una volta freddato il ragazzo, il mostro sarebbe tornato sui suoi passi e, secondo alcuni, avrebbe compiuto le sue scissioni all'interno della tenda. Secondo altri, avrebbe dapprima spostato la ragazza all'esterno per avere maggiore libertà di movimento e forse anche per presidiare meglio il luogo, per poi spostare nuovamente il corpo all'interno, forse nell'intento di ritardarne il ritrovamento. Alla donna vengono asportati il pube ed il seno sinistro. Tenda potrebbe essere un elemento di analisi per eventuali ricerche del DNA, che sarebbe l'unica strada percorribile per verificare se le cose andarono veramente così, se comunque invece c'era un'altra persona al posto di quelle che hanno poi condannato, magari facendo un riscontro con i vari inquisiti, anche se no, non è facile ovviamente, però l'unico percorso sarebbe questo, quello scientifico, che in alcuni casi ha permesso di risolvere cold case vecchi anche di tanti tanti anni, quindi in teoria potrebbe essere possibile. Non mi sembra che questo è stato mai fatto, non mi sembra che ci sia mai stata la volontà da parte degli
degli investigatori e comunque degli inquirenti di fare una cosa del genere, perché comunque questo caso rimane e rimarrà, secondo me, un caso irrisolto e controverso tra chi crede a quelle sentenze estremamente zoppicanti, estremamente carenti, e chi non ci crede, come me. E quindi, vista la volontà e visto lo scenario, credo che questo caso rimarrà purtroppo un caso come quello di Jack the Ripper, un caso assolutamente risolto.